sulla strada di Pesaro Urbino passando per Vallefoglia. Infrastrutture e servizi, il dialogo tra le tre città. E questo il tema, anzi i temi che hanno deciso di affrontare qui a Trasanni i tre candidati sindaci per il centro-sinistra, per Urbino Federico Scaramucci, per Pesaro Andrea Biancani e per Vallefoglia l'onorevole Palmiro Ucchielli. Federico Scaramucci, candidato sindaco per il centro-sinistra a Urbino, oggi qui per un tema, l'avete chiamato Pesaro-Urbino, passando per Vallefoglia. Ecco, emerge da qui l'importanza delle infrastrutture e del collegamento tra le città. Sì, questa è una giornata importante per noi perché ci tenevamo molto durante questa campagna elettorale in cui ci presentiamo per guidare la città di Urbino e il territorio, fare già fin da adesso un accordo politico con la città di Pesaro, con il candidato sindaco Biancani, con Vallefoglia, col candidato Ucchielli, per collaborare. E è necessario ormai in un contesto di carattere territoriale una coesione anche tra i territori, tra le città, per poter gestire al meglio le cose. Noi pensiamo che sulle infrastrutture, sui servizi pubblici locali, sulla organizzazione anche istituzionale sia necessaria una coalizione tra queste città e tra i comuni ovviamente dell'entroterra. Possiamo dire che oggi la potremmo chiamare quasi la carta di Trasanni di Urbino, questo patto che vorremmo appunto poi concretizzare intanto a livello infrastrutturale con un definitivo miglioramento di una strada a scorrimento veloce tra Urbino e Pesaro che ovviamente passa per Vallefoglia, in particolare l'asse tra Trasanni e Morciola, recuperando anche un vecchio progetto che era stato preparato e poi per mancanza di risorse, in quanto le strade erano di pertinenza della provincia, non poteva essere realizzato. Oggi invece la strada è di pertinenza dell'ANAS e sicuramente ci sono le condizioni per poter migliorarle, per poter definire un tracciato finalmente veloce. Sui servizi pubblici locali pensiamo che sia necessario un riequilibrio del peso del pubblico all'interno delle amministrazioni, quindi una maggior forza del pubblico all'interno della gestione dei servizi pubblici, intendiamo appunto i rifiuti, l'acqua, quindi una maggior forza delle istituzioni pubbliche rispetto al privato. E terzo punto, ovviamente, una cosa che ci teniamo molto, Urbino è capoluogo sì, ma non con le chiacchiere o solo per immagine, ma se si riesce a fare un effettivo accordo dove abbiamo chiesto appunto di poter inserire la sede del Consiglio Provinciale anche ad Urbino in maniera tale da riequilibrare appunto quello che è il contesto territoriale. Questo è il progetto della città che verrà e non è un progetto solo nostro, ma oggi lo condividiamo anche con Pesaro e Vallefoglia. È notizia di poche settimane fa dell'accordo trovato per la realizzazione di un collegamento tra Pesaro e Vallefoglia, questo bus che collega le due città e appunto Pesaro e Vallefoglia, e manca Urbino a questo tassello. È proprio questo che viene a mancare nel collegamento di cui si parlava, con poi le conseguenze che sono ad esempio può essere un calo del turismo, un calo anche dei lavoratori che hanno poi difficoltà sia nel venire ma soprattutto poi nel tornare quando alle 8 ecco, finiscono i collegamenti. Allora noi ci chiediamo in questi 10 anni dov'era l'amministrazione di Gambini nel momento in cui si facevano progetti di carattere territoriale o di carattere intercomunale. Se un'amministrazione di centrodestra con l'assessore Baldelli e un'amministrazione di centrosinistra con il sindaco Ucchielli hanno trovato un accordo politico e anche ovviamente amministrativo per realizzare il bus Rapid Transit, questo progetto di bus a scorrimento veloce 12 milioni di euro tra Pesaro e Vallefoglia, significa che le istituzioni, se vogliono, possono collaborare anche se sono di colore politico diverso. E noi ci chiediamo invece all'amministrazione di Gambini, che si paventa essere appunto vicina alla giunta regionale, dove era il momento in cui questo progetto veniva appunto messo in campo. Invece noi chiederemo di poter aggiungerci anche noi a questi progetti perché sono utili per il turismo, per i cittadini e per i lavoratori. Biancani da Pesaro qui a Trasanni in Urbino, ci è arrivato ovviamente passando per Vallefoglia. Scaramucci l'ha definita la carta di Trasanni per un miglior collegamento per la provincia intera. Beh, sicuramente innanzitutto voglio fare i complimenti al candidato sindaco di Urbino Scaramucci, ma anche a Palmiro Ucchielli di aver aderito per organizzare questo incontro. Sicuramente sono tra le tre città più importanti della nostra provincia, cioè della provincia di Pesaro Urbino, e lo sono tutte lungo la vallata del Foglia, poi fino
a Urbino e pensare di iniziare a progettare insieme per far modo di riuscire a condividere dei progetti insieme comuni è sicuramente una bellissima idea. Tra i temi sicuramente quelli più importanti è il tema delle infrastrutture. Io da anni, sono 9 anni che sono in consiglio regionale, mi sono battuto per cercare di far sì che la strada Urbinate doveva essere in qualche modo ampliata, raddoppiata, perché oggi è una strada che subisce un grandissimo traffico, ma la dimensione della strada, cioè un unico senso di marcia, non è sicuramente il passo coi tempi. L'obiettivo è quindi di spingere di più nei confronti della regione, ma anche di ANAS, perché ricordo che grazie al precedente governo regionale questa strada, cioè la strada che collega Pesaro con Morciola e poi Morciola con Urbino, è diventata statale. Lo vediamo tutti, le manutenzioni sono sicuramente aumentate, non è più una strada, come dire, che gestiva la provincia, che con le poche risorse non riusciva sicuramente a fare gli investimenti dovuti. Oggi almeno come fondo stradale è stato completamente migliorato. Dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti, cioè fare in modo che questa strada venga allargata e possa essere veramente una strada che collega 2 capoluoghi di provincia passando per Vallefoglia, così importanti con tante aziende, ma soprattutto importante dal punto di vista turistico. L'altro obiettivo è sicuramente quello di fare squadra per quanto riguarda i servizi essenziali, mi riferisco in particolar modo al trasporto pubblico, ma anche all'acqua e al tema dei rifiuti, dove il ruolo pubblico, cioè gli enti pubblici, devono riacquisire quel ruolo di indirizzo rispetto alla società, cioè rispetto a Marche Punti Servizi, dove dobbiamo essere sicuramente più incisivi per far sì che nei prossimi anni vengono fatti quei giusti investimenti che sono necessari per evitare di rimanere senza acqua o per aumentare la tassa rifiuti. Senza impianti andiamo in una direzione unica, cioè quello di più risorse che bisogna chiedere ai cittadini, e quindi bisogna fare gli investimenti per ridurre la tassa anche dei rifiuti. Oggi qui si parla dei collegamenti tra le 3 città e quindi delle infrastrutture e delle opere che permetterebbero appunto una migliore percorribilità tra le 3 città. Però un miglior collegamento significa anche più turismo, più agevolazioni per quanto riguarda i lavoratori, meno inquinamento soprattutto. Sicuramente l'ho in qualche modo accennato, ma lo specifico meglio. Una strada migliore è sicuramente un'occasione, un'opportunità per i turisti ovviamente che vengono nel nostro territorio, quindi è fondamentale. Ricordo che Urbino è una città patrimonio UNESCO, Pesaro oggi quest'anno nel 2024 è il capitale della cultura, Vallefoglia ha fatto investimenti importanti sulla cultura, ha inaugurato pochi mesi fa un nuovo teatro, ma voglio ricordarlo che è sicuramente importante una nuova strada, cioè più ampia, più veloce, più sicura anche per le tante imprese che sono nel nostro territorio. La zona industriale di Pesaro, la zona industriale di Vallefoglia probabilmente hanno le due aree industriali più grosse di tutta la provincia di Pesaro Urbino, ma sicuramente tra le più grosse a livello regionale è Urbino, e un collegamento con Urbino è sicuramente importante anche per ricollegarsi con tutta l'altra viabilità. La strada per Pesaro Urbino passando per Vallefoglia che si pone al centro di questo progetto di collegamento tra i 2 capoluoghi della provincia, per anche appunto rappresentare la significatività che ha la città per la provincia di Pesaro Urbino. E come ha detto Scaramucci, oggi assieme ai candidati sindaci di Pesaro, Urbino e Vallefoglia si fa l'accordo di Trasanni, la carta di Trasanni. Ma mi pare molto importante, è un tema strategico per il futuro di questo territorio. Vallefoglia è al centro tra Pesaro e Urbino, e la viabilità, la Pesaro Urbino Grosseto, il collegamento tra l'Adriatico e il Tirreno sono elementi importanti per il futuro di questo territorio, quindi di Pesaro, ma anche di Urbino, che ha una sua centralità di tutte le aree interne, e Vallefoglia, che è una città industriale che è nel bel mezzo, siamo a metà strada esatta. Questa viabilità va fortemente potenziata. Esiste un progetto che prevedeva il raddoppio, in alcuni tratti non è proprio semplice, nella parte che va verso Urbino, però pensiamo che la regione la debba individuare come una delle priorità per le Marche e che lo Stato debba mettere più risorse. Una notizia parlando di collegamento tra le città è sicuramente del collegamento rapido tra Pesaro e Vallefoglia. Manca appunto
il collegamento veloce tra Vallefoglia e Urbino e tra Pesaro e Urbino, ed è stato evidenziato da Scaramucci appunto di come un sindaco di centrosinistra abbia trovato l'accordo per il progetto con una regione di centrodestra, mentre un sindaco di centrodestra non sia riuscito a portare a termine o a realizzare un progetto del genere. Ecco, lei che è navigato di politica, da cosa dipende questa mancanza? Ma questo non lo so, io ho avuto un'interlocuzione positiva col governo, con la presenza di Mattarella c'era anche il ministro della cultura, e con la regione è importante, perché un sindaco è sindaco, al di là di chi lo sostiene. Io sono stato eletto da tanta gente che è anche di centrodestra, perché pensa che può avere un interlocutore con una grande esperienza che può portare a casa dei risultati. E quindi il problema della viabilità, della mobilità, dell'utilizzo anche dei mezzi pubblici, perché è importante invertire la tendenza, se si vuole ridurre l'inquinamento atmosferico, c'è una forte necessità di educare la gente a usare i mezzi pubblici. Quindi secondo me c'è una necessità forte di collaborazione tra Pesaro, Urbino e Vallefoglia, che è al centro, che unisce due città, una città che ha una sua immagine culturale nel mondo come Pesaro, Urbino, che Urbino è Urbino, con tutto quello che significa nelle relazioni internazionali, e Vallefoglia che sta costruendo un'immagine di una città industriale, una città che ha anche un'attività culturale importante. Noi abbiamo due teatri, uno inaugurato recentemente dal Presidente della Repubblica, e che punta anche sulle infrastrutture. Non è un caso che oggi sono qui insieme a Pesaro e Urbino. Come si possono collegare le tre città? Che progetto avresti in mente? Ma il progetto è presto fatto, il problema è trovare le risorse. E il governo nel piano nazionale delle infrastrutture deve capire che la parte nord delle Marche è importante e deve mettere le risorse. E quindi se noi saremo rieletti sindaci dovremo fare una grossa battaglia, diciamo culturale, ma anche di relazioni con chiunque governa, con l'Europa, col governo nazionale e con la regione, perché questo risultato si possa portare a casa. E si conclude così questa giornata di politica che ha siglato quello che i tre hanno soprannominato come la carta di Trasanni, un accordo politico tra le tre città per una migliore infrastruttura in provincia.